Approfondimenti, interviste e notizie. Questo è il nostro Le Fonti Instant Focus, dove ovviamente dedichiamo spazio e tempo a temi che comunque sono fondamentali in questo momento sociale ed economico, al momento ancora un po' in subbuglio che stiamo vivendo, ma che in qualche modo deve essere anche un po' riordinato e soprattutto per lavorare nel miglior modo possibile affinché le imprese possano riprendere quella che è la routine perduta, che magari è cambiata rispetto a quella di una volta, ma che insomma deve essere inquadrata al meglio, proprio per il nostro sistema paese di cui parliamo ogni giorno, indipendentemente poi dall'andamento dei mercati. Sappiamo che poi l'economia reale spesso è altra cosa rispetto all'andamento dei mercati finanziari. Allora, io ho chiamato, che è in collegamento con noi, una collega, Francesca Caon. Francesca, giornalista, ben trovata. Grazie per essere qui oggi con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Manuela, grazie. Allora, giornalista, direttore del mensile Luxury, specialista di pubbliche relazioni, un percorso che ti ha visto appunto partire un po' come il mio percorso, no? Dalla notizia pura per poi approdare al mondo delle pubbliche relazioni, che è un po' l'argomento di cui discuteremo in questa puntata, che ci porta direttamente a capire come, come dire, le imprese, le aziende oggi devono, dovrebbero, usiamo il condizionale naturalmente perché poi è tutto relativo, è tutto soggettivo, gestire la comunicazione che è profondamente cambiata in questo periodo di pandemia. Infatti parliamo di imprese e comunicazione post pandemia. Intanto dimmi se è corretto, è cambiata molto la comunicazione, cioè il modo di fare comunicazione in questi ultimi 2 anni? Ma sai, io credo che comunicare sia sempre stata un'esigenza umana immortale, no? Resa dal Covid probabilmente più un'urgenza, oggi come oggi, in questa normalità che ormai stiamo vivendo, e soprattutto con l'impiego massiccio del digitale, quindi meno rapporti fisici, ci siamo resi conto che abbiamo proprio la necessità di stringere relazioni umane soddisfacenti, sia per quanto riguarda la sfera personale che quella lavorativa. Quindi ecco, penso che una cosa positiva che il Covid ci ha insegnato è che l'essere umano ha bisogno di socializzare, di una comunicazione quasi forzata, ma di stringere appunto relazioni, di creare sistema. E quindi credo che poi anche nella comunicazione aziendale, per uscire dal mare magnum di un mercato sempre più saturo di informazioni e di concorrenza, saper comunicare, saper distinguersi, credo che sia davvero diventato fondamentale. Quindi in Ecco. questo senso è cambiato, sì, è diventato ancora più un'esigenza poter Sì, comunicare. io sono ovviamente d'accordissimo con te, diciamo che in senso macro il concetto di socializzazione sembrerebbe fare un po' a pugni, no? Con il periodo che abbiamo vissuto, che invece ci ha molto limitato nell'ambito sociale, però appunto siamo qui apposta per scoprire un po' come si può superare questo ostacolo e come si può ripartire con il piede giusto. Tu hai detto giustamente, Francesca, che la comunicazione è sempre stata un must. Cioè noi siamo esseri sociali, appunto, non c'è bisogno di ripeterlo, ma è corretto dire che nel periodo post-pandemia è diventata una vera e propria necessità? Cioè, voglio dire, un qualcosa da cui non si può prescindere? Ma io mi sono resa conto proprio con i nostri clienti che non hanno mai smesso di investire in comunicazione, poi nelle pubbliche relazioni, che è appunto il segmento della comunicazione sul quale io sono specializzata, e anche magari entità imprenditoriali con siti produttivi fermi hanno deciso di investire ancora di più perché in quel momento avevamo bisogno proprio anche di messaggi positivi, no? Che fossero uno stimolo anche per gli altri. Quindi hanno divulgato messaggi legati a gesti di solidarietà, di beneficenza. E sai, una volta che tutto poi è ricominciato, erano diventati la prima scelta da parte dell'utente. Quindi sicuramente aumentare proprio anche l'investimento sulla comunicazione, sulle pubbliche relazioni, che ricordiamo, le pubbliche relazioni riguardano i media. Per media intendo tutte le testate giornalistiche online e cartacee, i programmi televisivi e i programmi radiofonici, che chiaramente sono un megafono quando abbiamo un messaggio da veicolare. Quindi sicuramente sono, a mio avviso, aumentate e sono anche molto molto migliorate. Quindi Ah. sono
Io sono molto attenta, ecco, nel cercare di far evitare poi errori di comunicazione, no, ai miei clienti. Credo che gli strumenti di comunicazione oggi ci richiedano responsabilità e noi la dobbiamo ai nostri lettori, a chi ci segue, quindi una comunicazione che punta sull'empatia e che fa leva sulle tre U, così io le definisco, sull'umanità, l'utilità e l'umiltà. Ecco, io credo che queste siano proprio le caratteristiche oggi. Certo. Tra poco, peraltro, questo discorso ci porta direttamente al tema delle fake news che ci sono sempre state, ma ovviamente in questo momento in cui, no, ci sono state tantissime informazioni e giustamente anche in un momento difficile spesso ci si attacca a quello che ci viene detto attraverso i media, ecco, arriveremo anche al tema delle fake news. Prima volevo chiederti se secondo te però ci sono stati degli errori evidenti che le imprese hanno commesso in questo periodo pandemico. Ma sì, gli errori alcune volte sono fisiologici, non soggetti al nostro controllo, però è vero che tante altre volte sono proprio fastidiosi, grossolani, no? Quindi per esempio volere emergere a tutti i costi a mio avviso è un errore, oppure considerare i giornalisti al nostro servizio, oppure comunicare con aggressività, con umiltà, non prendere in considerazione per esempio l'opinione dei lettori, dell'opinione pubblica in generale. Questi secondo me sono errori da assolutamente evitare. Ok. Allora, fake news appunto è un problema importante perché poi, allora, la comunicazione è fondamentale, l'abbiamo detto, attraverso i vari mezzi di comunicazione, poi ci aggiungiamo anche il tema dei social network, anzi se vuoi possiamo già insomma inglobare il discorso, cioè di come effettivamente la comunicazione è cambiata con i social network. Spesso ci si affida proprio, errore secondo me, solo ai social network per attingere alle notizie. Bisognerebbe sempre confrontare, non è una buona regola del giornalista, ma in generale di tutti le notizie che arrivano a nostra disposizione. Ma insomma, come arginare questo problema? Perché appunto poi basta aprire adesso un PC, andare in un motore di ricerca, appare di tutto, però spesso non si approfondiscono, no, i temi, e quindi si rischia di avere un'informazione sbagliata. Ma dici bene, io credo che bisognerà far qualcosa perché manca completamente la cultura proprio dell'informazione, quindi oggi vengono veicolati in maniera virale contenuti che provengono da siti non registrati magari ad un tribunale, quindi appunto non sono testate giornalistiche, non sottoposte ad un codice deontologico giornalistico, quindi chiunque può aprire un sito, no, e scrivere qualsiasi cosa. Chiaramente è chiaro che con il digitale le cose sono cambiate nel mondo del giornalismo, perché prima la carta stampata, quella era nel senso a livello di spazio, no? Quelli erano gli spazi da riempire su un quotidiano. Oggi invece i giornalisti sono famelici di informazioni con l'online, perché pensiamo è più infinito, no, la possibilità di scrivere contenuti. E quindi ecco, quello secondo me, il fenomeno delle fake news è qualcosa assolutamente sul quale intervenire, perché sta diventando davvero un grandissimo, grandissimo problema. E certo, nel digitale, dici bene tu, inglobiamo anche il fenomeno dei social network, nel senso che sono nate anche delle professioni e delle figure nuove che però sono diventate di una potenza infinita, immensa. Assolutamente, sì, sì. Ferrani, che ha 26 milioni di follower, che catalogo vivente è. Se pensiamo che un programma televisivo come Sanremo, in prima serata, ne fa 11 milioni, possiamo assolutamente comprendere la portata di un'entità mediatica simile. Quindi ci sono tante evoluzioni, le stiamo vedendo tante con il mondo digitale, e ci sono i pro e i contro come sempre. Assolutamente sì. Allora, Francesca, tu appunto, abbiamo detto, giornalista, sei direttrice di un mensile, peraltro insomma lo possiamo dire, hai anche dedicato in questo mese spazio a me e alle fonti per parlare proprio anche dell'importanza della comunicazione finanziaria, dell'educazione finanziaria, quindi grazie, ti ringrazio anche pubblicamente in diretta, perché è un tema
visto che stiamo parlando di temi cruciali in questo momento, credo che sia altrettanto cruciale. Sei ovviamente, hai fondato una tua agenzia di pubbliche relazioni perché tu credi molto nelle pubbliche relazioni. È interessante una cosa che tu mi hai detto, cioè che c'è proprio una differenza rispetto a come si concepiscono le pubbliche relazioni tra il nostro paese, tra l'Italia e per esempio un paese come l'America. In America credono molto nella forza delle pubbliche relazioni, in Italia un po' meno. Intanto ti chiedo se questa cosa sta cambiando, cioè se piano piano c'è un po' più di fiducia, no, in quelle che sono effettivamente le pubbliche relazioni e quanto possono aiutare imprese, e aziende, eccetera, e a che punto siamo? Insomma, ti chiedo di fare un po' una fotografia di questo. No, sto sorridendo perché effettivamente sì, il mondo delle pubbliche relazioni è un mondo molto nebuloso, travisato e confuso in Italia. Io ho appreso molto di questa professione in America, che è poi il paese dove sono nate, ma anche in Spagna e in altri paesi d'Europa, dove diciamo questo segmento della comunicazione è molto, molto più sviluppato dalle aziende, dai brand, ma dai personaggi pubblici in generale. In America. Qualsiasi politico, star di Hollywood, sportivo, non si muove, non prende una decisione senza aver consultato uno specialista in pubbliche relazioni, ancor più di un avvocato. E mi viene da ridere perché mi ricordo, io sono veneta, sono nata a Padova, ma poi insomma, poco dopo i 20 anni ho cominciato a viaggiare il mondo e mi ricordo quando tornavo al mio paese, di paesino, di provincia, e dicevo che la mia professione era quella della PR. Mi chiedevano i biglietti della discoteca, cioè la figura del PR in Italia è davvero ancora molto associata al mondo dei locali notturni, per esempio, no? Quindi ecco, si sta facendo chiarezza e io appunto ho sentito anche l'esigenza di scrivere un libro che sia anche un prontuario d'uso, un manuale che possa essere un po' da bussola, che possa fungere un po' da bussola Eccolo per. qua, guarda, lo mostriamo anche, i 10 comandamenti delle PR. Appunto, addirittura i 10 comandamenti, è significativo come titolo. Sì, è significativo, ho voluto un titolo molto d'impatto, molto efficace per entrare subito nella mente, no, del mio potenziale lettore e che poi appunto posso però trovare delle chiavi di lettura importanti, proprio un manuale, un prontuario d'uso come l'ho definito prima. Ci sono questi 10 comandamenti che secondo me sono davvero la condizione sine qua non per svolgere appunto la mia professione, anche per chi non è uno specialista, ma vuole appunto cominciare, no, a fare i primi passi e per non cadere appunto negli errori che dicevamo prima. Io mi ricordo nel 2013, anche tu te lo ricorderai, ai microfoni di un programma radiofonico, Guido Barilla purtroppo cadde in un errore clamoroso, si lasciò sfuggire una frase un po' indelicata sulla famiglia tradizionale, eccetera, e questo, purtroppo lo costrinse a partire proprio per una tournée mediatica, per scusarsi, per ripristinare un po' le sorti di un brand, di un colosso italiano riconosciuto nel mondo. E fu proprio uno specialista in pubbliche relazioni a risanare, a ripristinare un po' lo scenario. Ma sono moltissimi i casi, le case history e le storie, le testimonianze che troverete nel libro, da Gabriele D'Annunzio che finse una caduta a cavallo e si finse proprio l'uscita del suo primo libro. Insomma, casi straordinari, davvero. Oh, ottimo, ottimo. Poi quando ci sono questi rimandi a protagonisti e personaggi, io sono, insomma, da leggere, soprattutto se si è nell'ambito delle pubbliche relazioni, ma non solo, proprio perché lo dicevamo in apertura, insomma, la comunicazione riguarda tutti, poi, insomma, è sempre utile. Quindi, complimenti al tuo primo libro, giusto? Ne hai in progetto qualche altro? È il mio primo libro che avevo nella mente da tantissimo tempo. Poi nel primo lockdown, che è stato quello più difficile per tutti perché non sapevamo cosa stava accadendo, mi sono raccolta in me stessa e ho trovato tutto quel tempo che non avevo mai trovato prima e ho scritto questo libro. E quindi insomma per me poi alla fine, che poi è uscito il 24 dicembre del 2020 in realtà, e quindi il 2020 per me è stato comunque anche un anno di opportunità. Ok, allora ti faccio una bella domanda che ci porta a conclusione della nostra chiacchierata. Comunicazione e donne. Il tuo, questo ambiente, secondo te è un ambiente solidale? Noi ci occupiamo molto di temi legati alle donne, abbiamo fatto una maratona l'anno scorso,
dell'8 marzo, cambiamo anche il titolo, grazie dalla regia, perché è un tema che alle fonti sta molto a cuore, appunto quello del lavoro e delle donne, di come il sistema paese, insomma, in qualche modo abbia ancora molte pecche. Appunto, dicevamo, abbiamo fatto questa maratona dedicata alle donne e ogni mese torniamo un po' su quelli che sono i bilanci relativi alle donne. Cosa ne pensi rispetto all'imprenditoria, al giornalismo, alla comunicazione? Quale sarà il ruolo delle donne? Ma proprio attraverso anche questa entità editoriale che è nata, tra l'altro in un periodo difficilissimo come quello appunto di una pandemia, quindi c'è stato anche estremo coraggio in questo progetto, mi sono resa conto che mancano effettivamente tante imprenditrici, cioè il sistema produttivo italiano ha bisogno di aziende guidate da figure femminili, perché portano tanto da un punto di vista proprio anche di fattore umano, di empatia, eccetera, eccetera. Nel primo trimestre del 2021 sono state registrate poco più di 1.300.000 aziende a conduzione femminile, sono ancora poche perché sono un quinto del sistema produttivo italiano. Quindi ecco, io ci credo molto nel creare sistema tra noi donne, stringerci a cerchio e creare alleanze, perché siamo davvero una potenza. Noi donne possiamo davvero con la nostra umanità, con questo plus, insomma, arrivare davvero dove vogliamo. Ok, speriamo, Francesca, perché poi insomma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Secondo me in Italia c'è ancora proprio un mare enorme, però insomma piano piano. Senti, due domande flash: quanto sono cambiate le pubbliche relazioni con l'avvento dei social network? Lo stavamo dicendo poco fa, cioè quanto a livello di percentuale, se possiamo dare una percentuale, è diventata importante la parte dei social network, appunto? È diventata importante, anche se è sempre un linguaggio, una comunicazione un po' ego-riferita. Io ci tengo molto all'autorevolezza delle pubbliche relazioni, quindi sul permettere a qualcun altro di validare quello che diciamo, vuoi che sia il nostro prodotto, il nostro servizio, ma credo molto più all'efficacia, ecco, delle pubbliche relazioni rispetto poi a una comunicazione appunto ego-riferita del social network, anche se effettivamente, come avevamo detto prima, c'è quella poi fetta che davvero riesce ad imporsi nel mondo dei social network, che diventano effettivamente delle potenze. Ok, e allora facciamo vedere nuovamente la copertina del libro di Francesca Caon, 10 comandamenti delle PR. Se ti dovessi quindi richiedere il comandamento irrinunciabile tra questi 10, ne abbiamo già parlato prima, ma in conclusione secondo me deve rimanere ben impresso. Ma sai, io credo davvero che sia il primo che ho chiamato: la comunicazione non è un optional, cioè okay. Soprattutto negli ultimi 2 anni ormai ci siamo resi, cioè, diciamo che le aziende, grazie al cielo, stanno facendo questa evoluzione sul digitale, che è diventato tutto un altro mercato parallelo rispetto a quello tradizionale. Quindi poi ovviamente compatibilmente con le professioni, eccetera, con le attività, però tantissime poi si sono, no, sviluppati sull'online, e quindi hanno sentito l'esigenza proprio di comunicare. Quindi credo che il primo passo sia già questo di importante. Okay. Comunicare non è un optional. Allora, Francesca, ti seguiamo naturalmente attraverso il tuo libro, facci sapere se poi, vabbè, ci sarà modo di sentirci in altre occasioni, però insomma qualsiasi novità rispetto ad altre pubblicazioni siamo qui, ti seguiamo su Luxury, grazie ancora per lo spazio che hai dedicato anche a noi, e ti seguiamo naturalmente attraverso le tue attività, quindi grazie per essere stata sulle Fonti TV, a presto. Voi davvero di cuore.